Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Arte Rivista. Partiamo subito parlando della mostra Canaletto, in scena al Palazzo Braschi di Roma fino al 19 agosto. Una grande retrospettiva per celebrare il 250° anniversario della morte del pittore veneziano, presentando il più grande nucleo di opere di sua mano mai esposto in Italia. 42 dipinti, inclusi alcuni celebri capolavori, 9 disegni e 16 libri. Scopriamo qualcosa di più. La precisione maniacale dei dettagli nelle vedute di Venezia e Londra, unita alla capacità di interpretare il mondo con una visione personale che non tradisce la realtà, e poi la luce che riempie lo sguardo, definisce le atmosfere, c'è tutta la personalità di Canaletto nella mostra che Palazzo Braschi dedica a Roma al pittore veneziano dall'11 aprile al 19 agosto, a 250 anni dalla morte. Noi sappiamo che ci sono le opinioni soprattutto dei suoi agenti e clienti inglesi che lo mostrano come un artista avido, gretto, che cambia il prezzo ogni giorno, che bisogna essere molto attenti con lui perché può anche non fare il quadro. Bisogna insomma avere tutte le precauzioni per avvicinarsi a lui, ma penso che questa sia una immagine appunto creata che poi piace molto come l'idea di un artista così sicuro di se stesso, ma penso che Canaletto in fondo era un uomo umile, sereno, tranquillo, che amava il suo lavoro, amava Venezia. Attraverso 9 sezioni il percorso svela come Canaletto, dall'attività di scenografo, sia diventato artista rivoluzionario. Rimaniamo a Roma per la chiusura anticipata della mostra dedicata al gruppo musicale dei Pink Floyd in corso al Macro. Doveva infatti chiudere a luglio, ma nei giorni scorsi un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'esposizione ha annunciato la chiusura al 20 maggio. Giallo sulle motivazioni, forse la scarsa affluenza o forse l'anticipazione della prossima tappa, che sarà la Germania. Ma vediamo meglio di che cosa si tratta. Dopo il debutto a Londra, arriva in Italia, al Museo Macro di Via Nizza a Roma, la mostra The Pink Floyd Exhibition, dove rimarrà fino al 1 luglio 2018. Ad inaugurarla sono intervenuti, oltre alla sindaca Virginia Raggi, due membri fondatori della storica rock band britannica, Roger Waters e Nick Mason, quest'ultimo anche nella veste di consulente per i Pink Floyd. La nostra eredità è esattamente ciò che si trova ora in questo edificio, una collezione di lavori, ha detto Mason. Una delle cose curiose è che il nostro viaggio sembra più premeditato di quello che è stato. Questa è la mia impressione. Sono profondamente preoccupato per ogni tipo di questione di diritti umani. So che forse questo non è il luogo giusto, c'è qualcosa di sbagliato con questo, con questa mostra. Ci sono molte persone interessate, è bellissimo. Io non sono molto interessato, ha aggiunto Waters, sono più interessato a voi. Dagli esordi pop psichedelici con Syd Barrett, passando per The Dark Side of the Moon e The Wall, fino all'ultimo Live 8 del 2005 con Comfortably Numb, la mostra è un viaggio audiovisivo, grazie anche alle audioguide sonore Sennheiser, nei 50 anni di carriera del leggendario gruppo rock. Circa 350 gli oggetti esposti mai visti prima. Non mancano il maiale rosa gigante e la musica e le voci dei membri passati e presenti della band che raccontano la genesi dei maggiori successi. Una mostra che invece ha registrato numeri da record è Van Gogh, Tra il grano e il cielo, allestita nella Basilica Palladiana di Vicenza. Un'affluenza di oltre 446.000 visitatori che non ha soltanto fatto schizzare la città nelle classifiche mondiali che misurano il successo delle mostre, ma ha anche generato per Vicenza un giro d'affari che si calcola in oltre 25 milioni di euro. Sentiamo le parole di Marco Goldin, curatore della mostra. Lei ha detto che questa mostra prende Van Gogh per l'anima e per farlo lei ha letto 974 lettere che costituiscono l'epistolario di Van Gogh. Come l'hanno guidata nel costruire il percorso della mostra? Ma io ho scelto di fare proprio come una specie di diario quasi involontario, seguendo le parole di Van Gogh nelle sue lettere, che avevo già letto, ma me le sono rilette e appuntate una per una.
e quindi alla fine è venuto fuori proprio lo sfogliare un diario. E le lettere di Van Gogh sono meravigliose perché ti fanno cadere dentro, veramente quasi a capofitto, dentro non soltanto la sua vita ma anche dentro la sua opera. E quindi mi sono fatto guidare, spero e credo, sotto la luce della poesia, che per me è sempre molto importante nel costruire una mostra, e per arrivare al risultato che da oggi è sotto gli occhi di tutti, e spero che sia un buon risultato. Un'ultima notazione, lei ha anche detto che emozione e conoscenza devono sempre andare di pari passo. Allora, l'emozione che ci dà il colore di Van Gogh l'abbiamo dentro tutti quanti, lei ci dà la conoscenza del concetto di antinaturalismo nel colore di Van Gogh? Beh, ci sono tante cose da conoscere, ovviamente tutti pensiamo, ma io per primo, di conoscere Van Gogh per filo e per segno, ci ho fatto libri, mostre anche in passato, però per me questa è stata un'esperienza assolutamente nuova. Come lei ha detto, io l'ho preso dalla parte dell'anima, però mi sono lasciato accompagnare dalla vita, e quindi la vita di Van Gogh mi ha insegnato veramente tanto, come non mai prima, e credo che questa mostra sia più di altre che ho fatto a lui dedicate o con lui al centro, sia più di altre un viaggio, e credo che sia un viaggio avendo sempre Van Gogh a fianco, e questa è una cosa credo meravigliosa, e io spero che questo possa passare nei visitatori che verranno. Occupiamoci ora di letteratura con il libro Mio caro serial killer di Alicia Jimenez Bartlett, la nuova avventura dell'ispettrice con più carattere del romanzo giallo contemporaneo. Un nuovo caso scuote la poliziotta Petra Delicado di Barcellona. Una signora sola, mai sposata, con un piccolo lavoro e una piccola vita, è stata trovata accoltellata. L'assassino si è accanito su di lei e ha appoggiato sul corpo martoriato un messaggio di passione. L'indagine mette in luce che in quell'esistenza solitaria era entrato l'amore, quello che illude, sconvolge e che arriva al femminicidio. Fiato sospeso anche al cinema con Nella tana dei lupi, il film diretto da Christian Gadegast. La più famigerata banda di rapinatori degli Stati Uniti sta preparando il colpo del secolo ai danni dell'inespugnabile Federal Reserve Bank di Los Angeles, ma dovrà fare i conti con la squadra speciale anticrimine capitanata da Gerard Butler, che sfrutta metodi non convenzionali e spesso poco ortodossi per catturare i criminali più pericolosi. Vediamo il trailer. Ehi, fa attenzione. Questo è tuo. È importante non tenere mai il dito sul grilletto, a meno che tu non debba sparare a qualcuno. E quando ti capita? 3170, ci hanno rapinato! Premilo finché non sei a secco. Centrale, siamo sotto la pioggia di fuoco! Tieni gli occhi aperti, avremo addosso tutti i poliziotti del paese. Big Nick, il vero gangster poliziotto in carne e ossa. Abbiamo un problema. Nella Major Crimes. Dovete conoscere il nemico. Tutte le bande più toste che circolano le hanno fatte fuori loro. Non sono uomini da gang. Comunque sia, sono drogati di rapine. Prima o poi avranno bisogno della dose. Cambio di programma, alziamo la posta. La riserva federale è come Fort Knox. In ogni momento ci sono dai 500 agli 800 miliardi di dollari lì dentro. In ogni millimetro, telecamere e rilevatori di movimento. L'unica banca mai rapinata. E noi la castigheremo. Muoviamoci. Lo sai che vuol dire? Che io sono il capo di una gang, solo che noi abbiamo i distintivi. In parole povere, sei fottuto. Sembriamo i tipi che arrestano. Ti ammanetto e ti trascino in centrale. O ti spariamo e basta. Boom! Non siete voi cattivi. Siamo noi. Dal cinema a teatro, con Solo, il nuovo spettacolo di Arturo Brachetti in scena agli Arcimboldi di Milano. 90 minuti di varietà surrealista e funambolico, in un mix perfetto di teatro e spettacolo, fatto di magia, illusioni, trasformazioni, giochi di luce e laser. Vediamo insieme il promo di questo nuovo one-man show. We'll be right back.
chiudiamo questa edizione del telegiornale continuando a parlare di teatro. Il musical Billy Elliot ha festeggiato le 1000 alzate di sipario del Teatro Sistina, traguardo simbolico delle 5 stagioni firmate da Massimo Romeo Piparo alla direzione del Teatro Romano. Ma gli impegni di Piparo nei prossimi mesi si arricchiranno di nuove avventure, come quella che lo porterà a Londra. Il regista coprodurrà infatti la prima versione teatrale di Strictly Ballroom, esordio cinematografico del regista australiano, autore di film cult come Moulin Rouge e Romeo and Juliet. E questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima edizione.